Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. L'argomento di oggi parleremo dell'ostetrica esperta in rieducazione pelvi-perineale e andremo a vedere di che cosa si occupa, quali problematiche può prevenire o risolvere. E quindi sono in collegamento con un'ostetrica che si occupa ed è esperta di rieducazione pelvi-perineale, la dottoressa Francesca Rolli, in collegamento da Sorbolo, in provincia di Parma. Buonasera, dottoressa, e benvenuta. Buonasera, salve. Dottoressa Rolli, quindi che cosa fa, di che cosa si occupa un'ostetrica che è esperta in rieducazione pelvi-perineale? Allora, innanzitutto l'ostetrica è la specialista, diciamo, principe per quel che riguarda la salute della donna a 360 gradi. Nello specifico, durante la riabilitazione o rieducazione del pavimento pelvico vengono trattate diverse problematiche, prima fra tutte l'incontinenza urinaria, che può essere da urgenza o da sforzo, ma si può anche fare un percorso di preparazione del piano perineale al parto per evitare le lacerazioni, o comunque per facilitare il parto per via vaginale. Vengono trattate anche problematiche di dolore, tipo dolore pelvico cronico, legato ad esempio a patologie come l'endometriosi, la vulvodinia o la neuropatia del pudendo e tante altre problematiche sempre legate a questo comparto. Ci terrei a precisare, di cosa si tratta più che altro, perché molte persone non sanno nemmeno di averlo, un pavimento pelvico o un piano perineale. Nello specifico il pavimento pelvico è l'insieme di muscoli, legamenti e nervi che rivestono il bacino della donna in questo caso. È una struttura fondamentale per la salute della persona. Il problema è che ce ne occupiamo solamente quando ormai il problema o il sintomo è già molto importante. Invece io credo moltissimo nella prevenzione, soprattutto appunto, come dicevo, per quel che riguarda anche il parto fisiologico. Dottoressa, per arrivare a diventare ostetrica, qual è stato il percorso di formazione che lei ha fatto? Allora, io mi sono laureata nel 2014 presso l'Università degli Studi di Parma. La mia tesi verteva appunto sul pavimento pelvico. E ho fatto uno studio sulle giocatrici di basket e la presenza di incontinenza urinaria già in queste giocatrici nullipare, quindi che non avevano ancora avuto parti o gravidanze. Mi sono laureata con 110 e lode, dopodiché ho pubblicato questo studio sia sulla rivista Pelvic Perineology, che è di importanza internazionale dal punto di vista della salute e della medicina che studia le problematiche pelviche e ho anche pubblicato un piccolo libro, un saggio, dove viene appunto espletato il mio lavoro da questo punto di vista. Dottoressa, quando si parla di rieducazione del pavimento pelvico, che cosa si intende? Quali sono le patologie che vengono trattate? Allora, come dicevo, incontinenza urinaria, che può essere da sforzo o da urgenza. Da sforzo significa, ad esempio, che si perde un piccolo quantitativo o un importante quantitativo di urina, tossendo, ridendo, facendo sport, sollevando pesi, facendo questo tipo di attività. Incontinenza da urgenza invece riguarda proprio quando, si ha una perdita di urina con uno stimolo impellente e quindi non si è in grado di contenere l'urina. Tratto anche problematiche di iperattività vescicale o dolore vescicale, ad esempio cistite interstiziale, quindi cistite in assenza di urocoltura positiva, stimolo eccessivo ad andare ad urinare, quindi ho anche pazienti che magari in 24 ore vanno ad urinare una trentina di volte, quindi anche ogni mezz'ora perché hanno questo stimolo impellente. Tratto anche tutta la parte, come dicevo, di dolore pelvico, che molto spesso è collegato a un ipertono, quindi ci sono delle contratture di questi muscoli interni al pavimento pelvico che vanno poi a irritare dei nervi e
e creano poi delle problematiche di dolore cronico, come ad esempio la vulvodinia, la neuropatia del pudendo, o problematiche di dolore ai rapporti, quindi di spareunia. Io vedo donne di tutte le età, quindi dalla ragazzina di 18 anni fino alla signora in menopausa, e soprattutto le vedo in tutte le fasi della loro vita, quindi in gravidanza, nel postparto, e hanno tutte delle problematiche diverse relative al pavimento pelvico. Una parte importante del mio lavoro è anche quella magari di trattare le cicatrici. Cicatrice da taglio cesareo, cicatrice da episiotomia o da lacerazione postparto, per il recupero poi della funzionalità dell'area, senza che rimanga dolorosa nel tempo. Dottoressa Rolli, perché è importante rivolgersi ad un'ostetrica specializzata in questo settore? Perché non tutte le ostetriche o comunque non tutti i professionisti sono formati in questo ambito. L'ostetricia ha tantissime specializzazioni, c'è l'ostetrica esperta in allattamento, l'ostetrica esperta in parto a domicilio, l'ostetrica esperta in contraccezione e c'è anche l'ostetrica esperta appunto in rieducazione del piano perineale, quindi si fa tutto un percorso. Allora, nel mio caso, essendomi laureata a Parma, sono stata molto fortunata perché a Parma in ospedale esiste già l'ambulatorio di rieducazione pelvi-perineale, sia nel reparto di urologia che nel reparto di ostetricia. Questa realtà non è presente in tutte le università o in tutti gli ospedali d'Italia, quindi molte ostetriche poi, ma io stessa, anche se comunque ho fatto la tesi su questo, ho avuto l'opportunità di fare tirocinio già in università su queste problematiche, ho dovuto continuare a formarmi molto anche dopo la laurea, quindi ho intrapreso dei master, dei percorsi di specializzazione post laurea che poi mi hanno consentito di essere appunto esperta in questo ambito. Beh, complimenti, dottoressa. Ma lei nello specifico dove lavora? Allora, io lavoro nel paese dove abito, quindi Sorbolo, da dove sono collegata, in un poliambulatorio privato, si chiama Poliambulatorio Braglia, e a Parma in un altro centro privato, sempre polispecialistico, che si chiama Poliambulatorio Fitness Center. In più mi appoggio anche al Poliambulatorio MediSaluser, sempre a Parma, per anche altri esami, ad esempio Pap test, tamponi cervicali o vaginali, eccetera. Effettua anche delle consulenze online nel caso in cui alcuni pazienti fossero distanti dalla città presso la quale le lavora? Assolutamente sì, a maggior ragione, insomma, in tempi di Covid vedo che molti pazienti comunque preferiscono effettuare prima una consulenza online per capire, appunto, inquadrare un attimo il problema e fare un'anamnesi dettagliata e dopodiché poi si stabilisce in che modo continuare la rieducazione. Però sì, assolutamente sì. Online attualmente ho attive le consulenze di qualsiasi tipo, quindi sia inerenti magari vaginiti ricorrenti, cistiti, oppure appunto anche una consulenza per capire qual è il problema relativo al pavimento pelvico. E ho anche attivi i corsi di preparazione al parto online e di massaggio al neonato, che è un altro argomento che sarebbe carino poi eventualmente approfondire. Molto, molto volentieri, dottoressa. Quindi praticamente lei fa anche divulgazione scientifica? Sì, faccio divulgazione scientifica tramite in particolare la mia pagina Instagram che si chiama Vaginology. Mi sono lanciata in questa avventura con l'inizio, diciamo, della pandemia, quindi con il primo lockdown, e ho visto che ha avuto grande successo. Insomma, le persone apprezzano tantissimo che finalmente i professionisti, gli specialisti, dedichino del tempo sui social per chiarire certi concetti e dare nozioni precise, insomma, sulla salute. In particolare sulla salute femminile, ho visto che c'è tantissimo bisogno e tantissima richiesta di informazioni più precise, più dettagliate, soprattutto che derivino da una fonte accreditata, quindi da uno specialista.
Eh sì, dottoressa Rolli, in effetti è fondamentale avere queste informazioni, queste notizie e averle, come ha detto lei, da fonti accreditate. Io la ringrazio molto per essere stata qui, è stato un grande piacere conoscerla. A presto. Grazie a voi, grazie a lei. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.